pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci nuovamente insieme. Il 1986, l'anno in cui esce un pezzo che rappresenta ancora un unicum per sonorità, atmosfere che evoca e per l'interpretazione che ne hanno dato gli interpreti. I nomi sono Clannad, ovvero il gruppo dei Clannad, e Bono, dove Bono è proprio Bono Vox degli U2, e proprio a gennaio dell'86 cantavano In a Lifetime, un brano che inizia con alcuni fiati, poi le voci dell'artista leader degli U2 insieme a quelle della band, anch'esse irlandese come lui, che nel video sono accompagnate da immagini di mare, di vento, di persone che si muovono senza una meta apparente. Poi ecco un cambio di ritmo, ecco ancora un'immagine di una nave che viene colpita da un fulmine e brucia, o di una bicicletta rotta e abbandonata. Solo con lo scorrere della pellicola si capisce il senso di questo video, che è stato girato in Irlanda, patria appunto di entrambi i cantanti, di tutti i cantanti di questa canzone, che mostra la vita degli abitanti di quel posto, ovvero Gwydir, gente che cammina nelle lande un po' desolate e sferzate dal vento, uomini che bevono in un pub, bambini lungo una strada sterrata o ancora un carro funebre. Insomma, un quadro un po' malinconico della vita, la Lifetime del titolo, in quelle zone. Il singolo, prodotto da Steve Nye, venne subito incluso nell'album Macalia dei Clannad, ovvero una band, come detto, irlandese, formatasi nel 1970, proveniente proprio dalla località in cui è girato il video del brano, una zona nella quale ancora oggi si parla la lingua gaelica. Il loro nome derivava dalla contrazione di Clan as Dobhar, la famiglia di Dober, e in effetti nacquero come gruppo familiare con tre fratelli, Brennan, due maschi e una femmina, e due Dagan, loro zii. Una quarta sorella si unì poi nel 1979 e, guarda un po', si trattava proprio di quella Aitan Brennan, nota a tutti come Enya. Le loro musiche erano state da subito di genere folk, popolari e ispirate al loro paese. Divennero famosi per colonne sonore, come ad esempio quella di un telefilm inizialmente su Robin Hood. Proprio In a Lifetime portò loro notorietà, e non solo al di fuori dei confini irlandesi, ma in generale, rappresentando anche l'apice in qualche modo della loro carriera. Non così è stato per Enya, che si è staccata appunto dal gruppo nei primi anni 80 per dedicarsi alla carriera solista. Tornando alla loro produzione, è degno di essere ricordato un brano, I Will Find You, parte della colonna sonora di un film cult come L'ultimo dei Moicani. La formazione, seppure con abbandoni più o meno definitivi, è comunque ancora attiva. Ovviamente anche per Bono l'attività è sempre molto viva, anche lui irlandese, e che negli anni 80 si prestò volentieri a incidere questa canzone, protagonista di oggi e dedicata alla sua madrepatria.